Ciao, sono qui sempre a Kuala Lumpur nel giardino delle farfalle. Vediamo se riesco a fartene vedere qualcuna. Ce ne sono alcune che sono veramente immense. Sono tantissime. Guarda, qui ce n'è una molto grande. Le farfalle sono veramente meravigliose. Che cosa ti fanno pensare le farfalle? Sicuramente qualcosa che dura poco, perché comunque, come ben sai, le farfalle hanno una vita molto 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 breve. E sono veramente bellissime, sono degli esseri che hanno una leggerezza incredibile. A me ricordano un po' le fate, sono degli esseri che volano leggeri, e molto spesso le fate vengono rappresentate, e chi ha possibilità di vederle le vede anche con le ali delle farfalle. Sono degli esseri che mi ricordano quanto può essere effimera l'esistenza e quanto è prezioso ogni giorno, per cui è veramente importante che noi ci ricordiamo continuamente che anche noi in realtà siamo un po' come delle farfalle. La nostra esistenza è molto veloce rispetto all'infinità del tempo. Quindi quello che ti voglio stimolare con questo video è proprio questo. Ricordati che la vita è breve, è un colpo di ali. E come tale è bene che tu ti permetta di onorarla in ogni istante al massimo livello, e che ti permetta di viverla a pieno, proprio come tutte quelle creature che hanno una vita così breve si permettono di fare. Se tu vedi una farfalla, si gode la vita, si posa sui fiori, vola, fa tutto quello che è connesso al suo più grande talento: mostrare la sua bellezza, volare e vivere. Ebbene, cosa puoi fare tu oggi per onorare la tua giornata e per rendere la tua giornata magica, esprimendo quello che tu sei e quello che fa parte dei tuoi talenti, delle tue meraviglie? Come puoi tu esprimere oggi e vivere oggi seguendo ciò che tu puoi essere al massimo livello di te stesso? Scrivimelo qui sotto al video, così che io possa vederlo e tu assieme alle altre persone possiate avere un bellissimo confronto. Ciao, un abbraccio dal Parco delle Farfalle. Un abbraccio, ciao.